Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo video in cui parlerò di 5 giovani promesse che giocano nel campionato primavera e che magari un domani possono essere importanti per club italiani e magari anche per la nazionale. Ringrazio Andrea Tedeschi per avermi chiesto nei commenti di fare questo video e vi invito a mettere mi piace se questo tipo di video vi interessa e se magari volete che faccia un altro video proprio riguardanti le promesse della primavera. E vi invito poi a scrivermi nei commenti se c'è qualche video che volete che io faccia in particolare, magari di cui possa parlare per qualche minuto, e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E detto questo, iniziamo subito, ma prima sigla! Filippo Melegoni. Il classe 99 dell'Atalanta è un altro talento della classe bergamasca, che ha già esordito in Serie A nella stagione 2016-2017. È un centrocampista molto duttile, in grado di giocare dalla mediana alla tre quarti. Molto tecnico e con ottimi piedi, è inamovibile nella primavera e nella nazionale Under 19 ed è stato già cercato da Inter e Juventus. Ha personalità e carisma che gli permettono di scatenare il suo tiro molto buono da fuori. Ma ha come punto debole invece quello di dover migliorare dal punto di vista fisico e soprattutto crescere con il piede non preferito. Elia Petrelli. Classe 2001 ha giocato in questa stagione prevalentemente negli allievi Under 17 della Juventus, segnando 36 gol in 40 partite, ma ha anche conquistato la primavera collezionando alcune presenze. Prelevato dal Cesena una stagione fa, questo piccolo talento ha già gli occhi puntati su di lui di Allegri. Grazie al suo vizio del gol, infatti, è già stato più volte portato in prima squadra per allenarsi con i grandi. Giorgio Spizzichino. La Lazio presenta da anni uno dei migliori settori giovanili in Italia. Uno dei talenti migliori è proprio questo ragazzo. Il classe 99 è un terzino destro che la scorsa stagione ha già esordito in Serie A contro il Crotone. Il pupillo di Inzaghi è un giocatore molto veloce, ma corsa, atletismo e buoni piedi sono solo alcune delle sue caratteristiche. In 31 partite ha fatto un gol e un assist, ma per la Lazio è così importante da avergli già offerto il primo contratto da professionista. Emanuel Vignato. Questo piccolo talento è un classe 2000. Ha 18 anni ancora da compiere, ha già bruciato le tappe giocandosi il posto fisso in primavera, collezionando in 16 presenze 4 gol e altrettanti assist. Può giocare esterno destro e trequartista. È un giocatore molto tecnico e con una discreta velocità. Di contro, ha un fisico molto esile e deve migliorare con il piede debole. Sembra che questo però non sia comunque un problema per Atalanta e Roma, da tempo interessate al giocatore. Riccardo Sottil. Il figlio d'arte è un giocatore inamovibile per la Fiorentina Primavera. A differenza del padre, che giocava difensore, lui predilige il gioco offensivo, in particolare come esterno sinistro. Già giocatore fisso anche della nazionale Under 18, è dotato di un ottimo mancino che gli permette di saltare quasi sempre l'uomo. Ricorda molto El-Shaarawy come caratteristiche e, dopo Chiesa e Bernardeschi, la Fiorentina potrebbe far esplodere un altro giovane attaccante esterno. Bene ragazzi, questi sono 5 giocatori che ho deciso di analizzare della primavera del nostro calcio. Vi invito a mettere mi piace se questo tipo di video vi interessa e che magari faccia appunto un altro video riguardante proprio i giovani della primavera. Vi invito a scrivermi poi nei commenti se conoscevate questi giocatori ed eventualmente che cosa ne pensate e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.